Scopri con me proprietà e benefici dei germogli. Benvenuti e ben ritrovati alla rubrica del martedì sul detox alimentare. Oggi voglio parlare di un argomento, di un prodotto molto molto importante, anche se nella nostra cultura alimentare, diciamo, è arrivato da poco tempo, che sono i germogli. E diciamo che oggi è più un prodotto di moda che magari per chi ama la cucina orientale viene inserito come tocco finale. In realtà è un alimento molto molto importante perché è un alimento che ha delle basi a livello di potenzialità nutritiva molto molto alta perché è un alimento vivo. I germogli che possono essere fatti con varie tipologie di semi, quindi anche in base al gusto, in base alle proprietà, sono diciamo un alimento chiamato superfood. Perché? Perché hanno tantissime proprietà, dai minerali, da proteine, vitamine, veramente molto molto completo, chiaramente sempre in base al tipo di seme che scegliamo. E la cosa bella dei germogli è che possiamo farla tranquillamente a casa, quindi organizzarci per avere giornalmente i nostri germogli freschi, quindi da poter inserire nei nostri piatti che possono essere antipasti, primi, secondi, insalate, veramente hanno una versatilità molto molto ampia. E come dicevo, sono un alimento che ha proprio una vitalità, in quanto appunto è il seme appena germogliato, quindi non deve essere la pianta grande, ma soltanto praticamente l'inizio del germoglio. Poi ogni tipologia di seme ha la sua tempistica di germogliazione. Oggi fare germogli diventa anche molto semplice perché ci sono degli apparecchi anche automatici in cui fa tutto in automatico, perché per fare germogli la cosa che dobbiamo fare è annaffiarla. Non so se è capitato anche a voi quando andavate a scuola che vi faceva fare i germogli con la scatolina, il cotone, mettevate i semini e poi tutti i giorni dovevamo annaffiarla finché non faceva il germoglietto. È praticamente la stessa cosa, quindi possiamo utilizzare lo stesso meccanismo, però sapendo che ogni giorno dobbiamo metterci lì ad annaffiarle, oppure molto semplicemente con questi apparecchi automatici poter fare anche più tipi di germogli, perché ci sono vari piani, vari scomparti, quindi anche una variazione di tipologia, e praticamente automaticamente annaffiano, e quindi poi noi li andiamo a raccogliere quando sarà il momento, quindi averli sempre freschi. Volendo, quando li produciamo, magari li produciamo in grandi quantità e ci avanzano, possono essere anche conservati per qualche giorno in frigorifero. L'importante è mantenerli chiusi, ermetici, quindi che mantengono tutte le proprietà. Chiaramente più sono conservati, più perdono le proprietà nutritive, perché l'ideale sarebbe raccoglierli e consumarli freschi, in modo da avere questa completezza, e utilizzare questo tipo di alimento appunto come parte integrante della nostra alimentazione è alla base di un sano detox alimentare. Perché? Perché i germogli hanno appunto tantissime vitamine, tantissimi minerali, che ci permette di evitare magari di prendere degli integratori, perché appunto sono molto molto ricche di queste sostanze, e quindi andare ad integrare quelle sostanze mancanti, e sono molto utili appunto per chi ha problemi di vario genere, che può essere sia il discorso infiammazioni varie, dolori, diciamo va veramente a lavorare a 360 gradi, dando tantissima energia. Infatti sono molto molto suggeriti a chi anche fa sport, fa attività sportiva, perché sono un alimento molto completo, quindi veramente consumare germogli ci permette di avere tutta quella varietà di proprietà utili appunto anche per gli sportivi, quindi non solo per chi ha dei problemi di salute, ma soprattutto per chi vuole
fare prevenzione e vuole mantenersi sano a 360 gradi. Perché? Perché appunto dando minerali, vitamine e proteine ci troviamo ad acquisire quelle sostanze che fanno bene ai capelli, alla pelle, agli occhi, alle unghie, ai denti, alle ossa, veramente a tutto il nostro organismo. Quindi si tratta solo di scegliere il germoglio che più ci piace o che più è adatto alle nostre esigenze e poi aggiungerlo alla nostra dieta. Sono anche belli come abbellimento, sono colorati appunto a seconda del tipo di germoglio, quindi è anche un nutrimento visivo. Infatti l'ebook che trovate sul mio sito di esserestore.com sul detox alimentare, parlo molto anche della cucina basata coi colori, perché anche avere una alimentazione colorata, variata, nutre, perché nutre anche la parte emotiva, nutre anche la parte energetica. Quindi è importante anche questo aspetto, dare non solo un'alimentazione sana, un'alimentazione che attiva i processi di benessere, ma anche un'alimentazione che possa colorare la nostra quotidianità, così da portare allegria, soprattutto se vogliamo fare un'alimentazione sana e educare i ragazzini, i bambini, i nostri figli. Perché? Perché non dobbiamo considerare il cibo qualcosa di automatico, di scontato, oppure vederlo come un qualcosa di dipendenza. Cioè il cibo è un qualcosa che può, come posso dire, migliorarci anche la giornata, dandogli il giusto valore, dandogli la giusta importanza, e anche appunto il giusto abbinamento, i giusti colori, così da educarci. Perché? Perché l'educazione alimentare parte sin da bambini. Ed è importante dare la giusta educazione, quindi non serve mangiare solo per nutrire il corpo, ma serve mangiare anche per nutrire tutto il nostro essere. Quindi è importante farlo con una certa consapevolezza e dare anche questa diversità rende anche la parte del nutrimento divertente e non solo sulla necessità. Quindi dare proprio uno spunto diverso, dare creatività, dare un valore al cibo, perché potrebbe essere una cosa molto bella, dare la responsabilità magari ai figli, adolescenti, l'impegno di fare i germogli, di occuparsi di queste piantine. Perché? Perché imparare ad occuparsi di un essere vivente, che può essere una pianta, un animale, ci insegna poi a prenderci cura anche di noi stessi, perché se riusciamo a mantenere in vita un qualcosa, chiaramente poi avremo quella consapevolezza, quella coscienza anche per migliorare il nostro stile di vita. Quindi anche un'educazione in questo senso, non solo di avere il pollice verde, perché magari possiamo farlo con una piantina a casa, ma proprio educarci a coltivare quegli alimenti. E magari non tutti abbiamo l'opportunità di avere un pezzo di terra per fare un orto o un balcone dove mettere dei vasi. Avere lo spazio, penso, per fare dei germogli è alla portata di tutti. E quindi ritornare a produrre il nostro cibo anche solo partendo dai germogli ci dà una consapevolezza, la consapevolezza che siamo parte della natura e che tutto quello che noi diamo alla natura, poi la natura ce lo ridà appunto con il nutrimento, con la sua praticamente appunto con il nutrimento che ingeriamo con il nostro cibo. Quindi proprio un'educazione diversa. Comunque, agganciata a questo video, come sempre, trovate anche l'articolo su essereppiù.com, dove do varie informazioni, approfondisco e varie completezza dell'argomento. Per qualsiasi cosa, se volete fare delle consulenze, trovate tutti i contatti e domande o quello che sia. Quindi seguitemi, mettete mi piace, condividete e
per poter intraprendere un percorso di consapevolezza a 360 gradi sull'essere, trovate sul sito tutte le varie opportunità e opzioni che offro come percorsi appunto di lavoro per migliorare se stessi, per acquisire consapevolezza e portare benessere a 360 gradi. Quindi anche per oggi il video finisce qui, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima, buona continuazione.